5, 1, fuoco! L'applauso del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Avellino pone termine al Bomba Day. La bomba è brillata. Si torna alla normalità. Immagini che non si vedevano dai tempi del lockdown. Il centro di Avellino deserto, in piena zona rossa. Si invita la popolazione ad evacuare l'area entro le ore 9.30. L'evacuazione è iniziata alle 6 di questa mattina. 2.500 le persone che hanno dovuto abbandonare le abitazioni in un raggio di 258 metri, dal luogo dove 78 anni fa una fortezza volante anglo-americana, per contrastare la ritirata tedesca, lanciò una bomba che non esplose. Plessi scolastici attrezzati dalla protezione civile per accogliere gli sfollati, forze dell'ordine a presidio dei varchi, tutta la mattina il centro di Avellino invalicabile, mentre gli artificieri provvedevano alla bonifica dell'area e al despolettamento. Poi la bomba trasportata per il brillamento in una cava di Atripalda. Una giornata che si è conclusa ora positivamente. In termini di organizzazione c'è stato un lavoro di preparazione con una ricognizione di tutte le persone, anche per individuare eventuali persone fragili. E ringrazio anche i cittadini di Avellino perché, come sempre, hanno collaborato e ci hanno aiutato. E i volontari della Protezione Civile sono sempre straordinari, sono una grande risorsa.